E sempre parlando di Next to Normal, qui abbiamo un personaggio che fa due ruoli. Due ruoli, sì. Brian Bocconi, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a voi. E io interpreto il dottor Fine, lo psicofarmacologo, e poi lo psichiatra, il dottor Madden o il dottor Rock. Il dottor Rock. Ormai si conosce come il dottor Rock, sì. Molto simpatico. E come sono questi due dottori? Allora, sono due dottori diversi, nel senso che il primo, appunto, il dottor Fine, è semplicemente quasi un farmacista, ovvero lui semplicemente prescrive pillole da sottoporre a Diana, mentre invece il dottor Madden preferisce più una terapia innanzitutto dialogata, cioè c'è molto dialogo, certo. Per cercare appunto di sviscerare questo problema che ha Diana. E poi a un certo punto dovrà ricorrere comunque all'elettroshock, però è comunque un dottore che preferisce il dialogo, cercare di sviscerare e di risolvere il problema col dialogo, quasi un po' come uno psicologo, anche se non è uno psicologo, ma appunto uno psichiatra. Rock nella sua testa, insomma. Ora, chi non ha visto ancora Next to Normal non sa di che cosa stiamo parlando, no, e non lo diciamo assolutamente, perché... anzi, venite a vedere Next to Normal perché ne vale molto la pena, molto. Come è stato per te prepararsi a questo spettacolo? Per me è stato molto molto interessante e molto bello. I due dottori sono un po' diversi da me, nel senso me e Brian, certo. Perché loro sono molto composti, sono molto, ascoltano molto, e parlano poco, ma il giusto, e gesticolano anche molto poco, cosa che sto facendo già io adesso. Poi, la cosa che ho detto prima sembra che io dica molte cazzate, e, no, io poi, essendo meridionale, insomma, posso fare molto cacciare, molto caloroso, ecco. Invece loro sono completamente l'opposto, postura fissa, ferma, le mani le utilizzano quando è giusto e necessario, e anche il tono di voce è abbastanza diverso dal mio, ecco. Queste repliche che avete fatto dall'anno scorso, sì. dal debutto, dove noi ci siamo incontrati in conferenza, come ha reagito il pubblico? Il pubblico ha reagito meravigliosamente. Il pubblico rimane incantato davvero, e rimane senza parole, perché le emozioni che si provano sono talmente forti che non c'è neanche bisogno di parlare. No, assolutamente. Ognuno parla con se stesso dentro di sé. Infatti Next to Normal vai a casa e ci pensi per 5 giorni. Sì, vero, confermo. Ci ripensi dopo 5 giorni. Confermo. Non hai bisogno di parlare, vabbè. Cioè, ed è un modo, io invito tutta la gente a venire a vedere Next to Normal, perché è un modo per toccare dei punti della propria anima che forse non si ha neanche il coraggio di andare a toccare. È vero. E si provano delle emozioni veramente forti, e io le ho provate tante volte, anche se la difficoltà nel dottore, per esempio, è quella di non provarle, perché un dottore rimane comunque estraneo e freddo, tutto, distaccato, certo, dai problemi dei pazienti, cosa che faccio molta fatica quando tipo vedo le prove o le repliche. Loro sono lì che vivono queste forti emozioni, e io, proprio per cercare di rimanere nel personaggio, rimango al di fuori, li guardo ma cerco di rimanere immune. È difficile. Molto. Infatti a Torino ci ho fatto un po' fatica, l'ultima replica ero lì quasi che la lacrimuccia, no, quindi l'ho tirata su. Ricordiamo che Next Normal è diretto da Marco Iacomelli. Sì, sì. Come ti sei trovato? Da Dio, lui è fantastico, veramente. È stato lui anche che mi ha dato molti consigli, appunto, sulla postura, sulle mani. No, è stato veramente un lavoro eccezionale. E lui ha fatto la regia. Poi abbiamo avuto la supervisione musicale Manfredini, il maestro Simone Manfredini. Cosa vogliamo dire? Niente. Riccardo Di Paola, che è il direttore musicale, è un altro grande, insomma, un team. Gillian Brussa, le coreografie. E anche la produzione dell'ISTM. Andrea Scari per i testi. Adesso ricordiamoci di tutti. basta. Ok, Marchesi, sono anche Francesco Marchesi, che ha fatto la regia, che ha fatto anche un lavoro molto, molto già da supporto, ecco, molto importante. E poi
Gillian l'abbiamo detta, sì. Gillian l'abbiamo detta, beh, Gillian. Anche lì, monumento. Monumento. E poi la produzione è stata eccezionale, perché è stata STM con Compagnia dell'Arancia, ma prodotto da Andrea Manara e Davide Ienco, che... Hanno fatto un gran lavoro. Sì, sì, non avevi tempo ad avere un problema che te l'avevano già risolto, quindi un team meraviglioso. Allora, 26, 27, 28 febbraio, cioè da domani. Da domani al Teatro della Luna. A Modena il 19 e 20 marzo al Teatro Storchi. Invita il pubblico, perché devono venire a vedere Next to Normal? Io vi invito veramente con tutto il cuore, perché è uno spettacolo che è diverso. È uno spettacolo che non se ne sono fatti molti così in Italia. E abbiamo, tra l'altro, Next to Normal ha una partitura pop rock, quindi è molto giovanile, quindi piacerebbe molto anche ai giovani. Tratta tematiche di tutti i giorni, quindi l'invito, perché, come ho detto prima, innanzitutto fa toccare allo spettatore dei punti della propria anima inesplorati, e per di più è Next Normal racconta una storia che può capitare a me, a te, a chiunque domani. Vero. È una storia vera, è una famiglia con papà, mamma, figlio, figlia, fidanzato della figlia e due dottori e un dottore, cioè è una famiglia normale, quasi normale. Quasi normale. E quindi può succedere a tutti. Per questo io invito tutti a venire a vedere Next to Normal. Grazie Brian. Grazie, ci vediamo domani sera. A domani. Ciao. Ciao.